di musica? Erika. Allora, caro mio Erika, cari tutti voi, dintorni, se questo è contento. Che storia, che mica come quello della mamma. Una volta giravano da parte i cromedi, magi strampalati, terribili, alti con un cappellone più alto del mio. E la sera, quando sembrava che venisse tanto sonno, la mamma ti aveva detto: libero, dormi. Arrivava sto uomo in fondo al paese. Insomma, non riuscì più. Chissà da dove è quell'uomo strampalato, da qualche stai bene, da qualche castello, da qualche e poi una tina, ma ed arrivavano tutti i bambini come per magia. Ma non è da caldo così in quelle serate. Se no, avrebbero inventato altri vestiti. E così adesso ci togliamo questo strumento davanti alla pancia che si chiama retta con una tisola, io non l'ho mai capito. Rodolfo lo sa, me lo spiegherà. Mamma mia. E cominciamo con la prima storia. Dolci, romantiche, spaventose o insanguinate? Sangue, morte, distruzione. Una cosa del genere. Allora vediamo un po'. Ah, ecco una cosa. Proprio a quei tempi, quando c'erano i raccontastorie che giravano in mezzo ai paesi, ai castelli, alle chiese, alle fontane, per poter far sì che loro entrassero dentro nel castello, era necessario avere un corno di lana. Un corno di lana? Non avete un corno di lana? Beh, nei castelli, cari miei. Si sentiva aprire una porticina in cima alla torre più alta del castello. Chi è che disturba a quest'ora di notte? Mamma mia, sembra che io stia scherzando, ma era proprio così. Una fifa rifififa ad andare sotto quei castelli della malora a farsi accogliere durante la notte. Io mi ricordo che c'era un paggio che si chiamava Runte, che voleva entrare nel castello di Alta Guardia in Valdibresimo, regno incontrastato, ed era un suonatore di piffero. Suonava il piffero in una maniera mi ricordo si chiamava Arunte e veniva dall'isola di Smeraldo, che adesso si chiama Il Re. E suonava così. Per miledi la sera, accanto al fuoco. Ma
E questa è la storia di Elena, dell'arcobaleno. Vi va di ascoltarla? Allora, siamo nel castello di Alta Guardia, in Val di Bresimo, almeno un 500 anni fa. Se vuoi sapere quello che è rimasto, è una torre, delle mura e alcuni spiriti che girano da quelle parti, soprattutto nelle notti di luna piena. Cara la mia signora, se non ci credi, basta che ci vai a vedere. No, io ci credo. Io ci sono stato l'altra sera. E anche questi due uomini giganteschi hanno avuto una FIFA terrificante. Andiamo per ordine. Nella torre più alta del castello di Alta Guardia in Val di Bresimo abitava la Krampus, una donna enorme, grandissima, che parlava mezzo tedesco, mezzo italiano, mezzo ladino, mezzo celtico, mezzo di qua, mezzo di là. E pronunciava una frase come questa. E chi capisce sta? Te lo vendono caldo e lo paghi. Pane? No, lo sempre. Siccome sono una carogna non ti pago. Ma tanto se non è il pane che è. Libero, se non è pane che cos'è? Vieni avanti. Va a prenderla. Vieni che ti do il tuo incarico. C'è una bambina dietro la tua mamma che se non gli do una moneta dalla disperazione cade all'orto. Dai, dai, madonna mia, dove batti anche lui. Ciao, libero, arrivederci. Dagliela a lei, E pane in latte, porca miseria. Ancora uno micidiale. Dai, questo è bello. È il prin che ride e il ciapa una sberla. Una pelletta la sera te lo ritrovi un po' più piccolo. Quasi che è qualcuno che ce lava, meno male. Il sapone! Ecco, è giunto l'orforo a secchio. Signora, si butti. È giù. È venendo bene a torno giù. Che non sto fermo. È giù. Il sapone. Ancora uno, poi vi lascio andare a far festa e poi tornate, dai. Poi, uno bello. Ma certo, tira, spingi, molla, alza, vedrasti che arriverà qualcuno. E dopo, questo è forte. 24 sorelline, una che va, una che viene, che cosa ne avremo? Le ore, e alla fine dei 24 ore che cos'hai? La moneta d'oro. La giornata, senti questo. Eccolo lì. Ecco Sofia. Va bene, adesso fate un giretto e magari ritornate fra un giro. Faccio un giretto, quarto d'ora. E riprende tutta la sera.
posto così che stile ciglia nei volti di persone. E qui nella piazza di persone, come vi dicevo, per questa quinta edizione di persone entre i volti di persone. Beh, che cos'erano i volti? Lo dico a beneficio dei turisti, null'altro che le cantine, gli avvolti delle bellissime case che caratterizzavano i nostri paesi. Ma oltre a essere molto belli, modo di scoprirli questa sera passeggiando e degustando i prodotti proprio negli avvolti, beh, oltre, dicevo, ad essere molto belli, erano dei momenti di aggregazione straordinari. La gente nei volti si trovava, chiacchierava, discuteva, beveva naturalmente un buon bicchiere di vino, forse anche più di uno, assaggiava i salumi e i formaggi e lì stava insieme, quello stare insieme che forse la nostra società moderna ha smarrito un attimo, ma che questa sera invece potremo rivivere con allegria. La manifestazione, come dicevo, 5 anni fa e cresciuta di anno in anno grazie all'impegno di tantissime associazioni che caratterizzano appunto la vita del comune di Monclassico e di Bressone. Devo dire che tutti si sono impegnati, parte di loro questa sera si divertiranno un po' meno di noi perché saranno dietro il banco a lavorare, a distribuire, a essere volontari, a essere protagonisti di quel volontariato che ha sempre caratterizzato la vita del paese. E a loro va il primo applauso e io vorrei fare un ringraziamento particolare a chi questa manifestazione fin dall'inizio l'ha guidata, che è Ivano Iob, che rappresenta tutti i volontari e anche vice sindaco, ma quello lo sarà solo fino a dicembre. E allora oggi abbiamo anche degli ospiti straordinari, sentiremo il saluto del primo cittadino, del sindaco di Monclassico, Carlo Alberto Ravelli, e con noi c'è anche il parroco, Don Antonio, che provvederà a dare la benedizione affinché questa festa sia baciata anche dall'alto, ma abbiamo anche degli ospiti straordinari e eccezionali, sono gli armonici cantori Solandri. Beh, questi quattro signori che vedete sono quattro amici cinquantenni, non si direbbe a guardarli, no? Fate voi se ne dimostrano di più o di meno. Sono tenore primo e secondo, basso primo e secondo. Beh, sempre caratterizzati, oltre che dall'amicizia, dalla passione per il canto. Fin da piccoli, infatti, cantavano nella chiesa, la tradizione sacra e popolare del Trentino, nei cori della chiesa, poi in quelli parrocchiali una volta cresciuti. E poi sono andati a fare la naia negli amici alpini che qui a Perpeson sono protagonisti e lì i canti alpini sono stati quelli che li hanno uniti. Sono tutti componenti di un coro straordinario, il coro Santa Lucia di Magrazia. Vi invito, quando ci sono i concerti, andare ad ascoltarli. Propongono un vastissimo repertorio costituito di brani fantastici, dei polifonici sacri in lingua latina per voci virili, spesso sono accompagnati dall'armonium o dall'organo e si riferiscono a quel grande movimento che è il tricentennesimo. Da circa 8 anni abbiamo, loro dicono, il buon vizio di ritrovarsi ogni venerdì nel vault del Bepi, che è lo zio di quello che è il capo squadra, Fausto Ceschi. Direi che ce l'hanno da più di 8 anni questo vizio. Diciamo che da 8 anni lo fanno in maniera regolare. E lì cosa fanno? Fanno quello che si fa nei volti, cioè chiacchierano, ridono, bevono, mangiano, ma soprattutto fanno le prove e cantano. Naturalmente lì il repertorio si è allargato con i canti di montagna, sullo splendido modello del coro della SAT.
sono pervenuti a un sacco di manifestazioni, sono andati perfino al Festival Sentieri Acustici di Pistoia accompagnando Luisa Cotugno nel suo spettacolo Come Alberi d'Inverno. Insomma, per chi è appassionato di sentire del bel canto, questa sera è una splendida occasione. Allora a loro chiedo di fare proprio il primo canto che eleggiamo a sigla di apertura di questa quinta edizione di Perso Son, nei volti di Perso Son. Fausto, come si intitola? E adesso che senti tutti. Armonici cantori splendidi, questa sarà la sigla di Perso Son anche per le prossime edizioni, perché insomma gli ingredienti c'erano tutti, le bozze del bianco, la bella mora, io sono già soddisfatto così. Bene, vediamo se è soddisfatto invece il primo cittadino, il sindaco di Monclassico, Carlo Alberto Ravella. Grazie Sandro, a tutti un benvenuto qui a Presson, è la quinta edizione della festa dei volti di Perso Son, i volti di Perso Son. Finalmente abbiamo una bella serata per tutti, sia una serata di allegria. Da parte mia un benvenuto a tutti i turisti che possono visitare le nostre cantine, i nostri scorci qui del centro storico di Perso Son, che sono particolarmente interessanti. Un grazie particolare a tutti quelli operati per la riuscita di questa manifestazione, a tutti i volontari, a tutti quelli che sono dietro le quinte, come si dice. E a tutti, buona serata. Grazie al sindaco Carlo Alberto Ravelli, beh, l'avete sentito dal rumore, la festa è iniziata e il programma prevede, per chi lo vuole, anche proprio dei voli turistici in elicottero, complice una giornata fantastica, a vedere le nostre belle montagne. Io adesso chiamerei invece il parroco, Don Antonio. Insomma, come tutte le feste, una benedizione male non fa. Vi saluto tutti cordialmente qui convenuti per far questa festa di sono perso. Ecco, e saluto i signori, le signore, i ragazzi, i bambini, gli ospiti. Ecco, e questa parola Perso Son probabilmente fa pensare a voi che vi perdete nei vostri volti a scoprire, a stare insieme, no? Ha fatto pensare questa parola Perso Son a una parola del Vangelo che dice sono perso, ma aggiunge anche per ritrovarmi. Vuol dire che anche questa presenza e questa visita che hanno costruito i nostri avi può essere utile per riscoprire non solamente luoghi ma anche valori, ricordare persone che sono vissute e così è noi che vi auguro di rivivere specialmente l'amicizia, la solidarietà, la comunione tra di voi, il rispetto reciproco, eccetera. E ogni una iniziativa si apre con l'aiuto di Dio, con l'invocazione del Signore, con la sua presenza che ci accompagna e si conclude ancora quello che ancora vi auguro che possiate fare anche voi attraverso questa vostra identità di Perso Son. E quindi non ho qui gli abiti di sacerdote, ma solamente mi pare che subito dopo
cantato il Padre Nostro. Quindi io imploro la benedizione del Signore nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie, grazie Don Antonio, che ha ricordato appunto quei valori che abbiamo citato in apertura. Allora il microfono subito ai nostri amici, che come vi ho detto hanno un grande repertorio di musica sacra, lo straordinario Padre Nostro. Di Perso Sono. Innanzitutto sono 8 i punti in cui vi potete muovere, lo risumete dalle cartine affisse e dagli opuscoli che potete trovare al punto informativo. Sono il Bar dei Pompieri, al numero 2 invece troverete una mostra fotografica con le immagini delle precedenti edizioni, poi il Bar degli Alpini, quello del gruppo giovane, al numero 5 potete degustare una birra artigianale di Peio, il volta numero 6 dell'Avici, del Dottor Isangue, quello dei Cacciatori al numero 7 e quello del gruppo parrocchiale al numero 8. Naturalmente poi la festa si sviluppa qui nelle piazze, nelle strade di Pressoni, alle 19.30 e alle 21.30 potrete vedere lo spettacolo del gruppo folk Val di Sole e a seguire, quando verrà buio e le strade assumeranno veramente un'immagine magica grazie a quei cerchi di legno che arderanno, ci sarà uno spettacolo intitolato Emozioni di fuoco ed ombre. Bene, insomma la festa è aperta, ma io direi che manca un canto per fare veramente l'apertura vera, quella che anche i nostri turisti qui presenti amano più di tutti, la Montanara. E con la Montanara cantata dagli armonici cantori Solandri dichiariamo aperta questa quinta edizione. Vi raccomando, poi gli amici armonici cantori gireranno di avvolto in volto a cantare. Beh, vi chiedo soltanto un attimo di, non silenzio, ma di rispetto, naturalmente, perché loro entreranno e vi faranno vivere negli avvolti delle emozioni uniche. Buon divertimento a tutti e la Montanara con gli armonici cantori Solandri. Come on.
Grazie a tutti voi. Prossimo pezzo in programma, la quadriglia. È una danza sala francese derivata dalla controdanza. La quadriglia è largamente diffusa nell'Ottocento. È una danza d'insieme di quattro coppie o multipli di quattro, ricca di brio, di aggrezzati movimenti. In origine comprendeva cinque figure di base: le pantalon, le té, la poule, la pastorelle, la finale o galop. Era chiamata semplice quando la prima figura era danzata una sola volta e le altre due volte, doppia se la prima era danzata due volte e le altre quattro. Durante l'Ottocento la danza subì variazioni sostanziali, con l'introduzione di nuove figure. In decadenza dal primi del Novecento scomparve con la prima guerra mondiale. Veniva ballata comunque anche nelle nostre zone, seppure limitatamente a particolari occasioni. Per voi la quadriglia.
chiama classe. Thank you.
Per questo motivo è il nome del match, da non confondere con lo
Ah, ma le... E come ride, fondo di me. Sta su? Sto a pisciare. Per qualche mura. Ascolta, oh, c'è per caso un bagno che mette dentro lei. Ah, ti devi aspettare. No, dai. Ma va, passa bene a modo. Lascia fino a cassetta, dai. Tra una birra e un fesene. Gianni tiri in giù, bello. È quasi un piccana, roba così grossa. Però per la pesca non fa. Gino, c'è Nicolo giusto di qua. Vai tranquillo. No, adesso sei lì. Era arrivato con la bambina per cui. Riprendi. Ti piace un niente, no, che vuole? Vai, proprio bene! Vai, dai, 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 Gianni ti viene su bebbe? Basta che ci vuole capire la prata, lì.